E parliamo del caso Abbiate Grasso, nell'ospedale alle porte di Milano solleva interrogativi il contagio di 7 infermieri, erano stati vaccinati con doppia dose a gennaio. L'inviato Giuseppe Lavegna. Questo è un reparto a 28 posti letto, tutti occupati da pazienti subacuti. È in questo reparto di Abbiate Grasso che lavora uno dei 7 infermieri risultati positivi, nonostante a gennaio avessero già fatto entrambe le dosi del vaccino Pfizer. Il focolaio scoperto con l'insorgenza di alcuni sintomi. Non è chiaro come e perché siano rimasti contagiati. Noi abbiamo fatto delle indagini per capire come mai, e facendo anche il sequenziamento del virus abbiamo trovato che c'è stata la variante inglese. Stanno bene, sono tutti a casa, nessuno di loro ha avuto bisogno del ricovero. Secondo i medici la vaccinazione li ha protetti. Se non si fossero vaccinati, il rischio di prendere una malattia, una polmonite anche grave da Covid-19 ci sarebbe potuta essere. Alcuni hanno avuto contatti con pazienti di altri reparti risultati a loro volta positivi. Le analisi di laboratorio dovranno stabilire cosa abbia innescato il focolaio. Per ora ci sono solo ipotesi, dalla cattiva conservazione delle dosi e quindi la loro inefficacia, ad una falsa negatività di qualche paziente. Tesi che non scalfiscono quella che resta una certezza per i colleghi: il vaccino salva la vita. Sapete benissimo purtroppo quanti medici sono morti e quanti infermieri si sono infettati e sono stati anche intubati. Dopo la vaccinazione c'è stato proprio un crollo di malattia da Covid severa tra gli operatori sanitari.